Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Action Cam, di un Action Cam davvero economica ma con una caratteristica sicuramente interessante: il doppio display. Sì, perché lei, la Surfula SF530, ha un doppio display, quindi doppio display. Ha un doppio display a colori, quindi uno posteriore touch con tutte le impostazioni. Quindi uno posteriore touch dove andremo a modificare tutte le impostazioni e uno frontale che ci servirà ovviamente quando dobbiamo fare dei vlog e dobbiamo tenerci inquadrati. Quindi sicuramente un aspetto super interessante per un prodotto che attualmente costa 79€. È disponibile su Amazon, direttamente venduto da Surfula, però con spedizione Amazon, quindi con tutta la protezione clienti di Amazon e con il coupon sconto che trovate direttamente nella pagina d'acquisto, che è di 30€, il prezzo vi si abbatte a 79€. Ovviamente non fate l'errore di paragonare questa Action Cam ai marchi più blasonati, a quelli più performanti e costosi, perché qua parliamo di un'Action Cam molto molto economica, ma per questo prezzo sicuramente ci viene dato tantissimo, sia a livello di prestazioni secondo me che come accessori. Adesso andiamo a guardare cosa c'è all'interno della confezione, com'è questa piccola Action Cam e poi vi lascio tutte le prove che ho effettuato io nelle varie situazioni. Allora, l'Action Cam in questa confezione nera, in cartone molto economico, e andando ad aprire la scatola troviamo subito il manuale di istruzioni e la scatola con tutti gli accessori. Tolto il manuale di istruzioni, che è anche in italiano, troviamo subito lei, la Surfula SF530, che vi arriva all'interno del case che rende questa piccola Action Cam impermeabile fino a 40 metri. Ovviamente il case non siete obbligati ad utilizzarlo se non dovete utilizzare lei immersa nell'acqua, perché comunque si può agganciare tranquillamente a qualsiasi supporto indipendentemente da questo case. Questo case vi viene buono solo se dovete immergerla, perché lei senza questo non ha nessun grado di impermeabilizzazione. Quindi accantoniamo un attimo la Surfula SF530 e andiamo a guardare quello che sono gli accessori. Ora, in questa scatola troviamo tutti gli accessori e, come tutte le Action Cam low cost, ci sono accessori come se piovessero. Cioè, avete visto? Cioè, veramente c'è di tutto. Abbiamo accessori per poter agganciare questa piccola Surfula in ogni tipo di situazione. Abbiamo i vari agganci, tutti ovviamente compatibili con GoPro. Anche le plastiche di questi supporti secondo me non sono male rispetto ad altri marchi in cui ci viene fornito sempre tantissima roba come accessori, però abbiamo davvero una qualità secondo me non male come plastiche. Questo è un supporto per la bicicletta, questo è un supporto per il casco, poi abbiamo supporto per qualsiasi superficie piana, poi abbiamo le varie prolunghe, agganci, snodi, veramente di tutto. Poi abbiamo una batteria aggiuntiva, perché comunque nella confezione avete due batterie disponibili, quindi avete molta autonomia, un laccio per fissarla in situazioni estreme, uno sportellino di ricambio per quanto riguarda il case per rendere la Surfula impermeabile, e poi abbiamo il piccolo telecomando che ci permette di far partire la registrazione o scattare foto, e poi un cavetto per la ricarica delle batterie, un cavo micro USB. Quindi avete visto che come accessori ce n'è a volontà, e adesso andiamo a guardare lei, la piccola Surfula. Qua sotto al case impermeabile abbiamo un altro aggancio stile GoPro, o meglio compatibile GoPro. Vado ad aprire lo sportellino impermeabile e guardate qua ragazzi la piccola Surfula. È davvero piccolissima, è leggerissima ed è un'Action Cam sicuramente interessante per questo doppio display e per il prezzo, che è davvero accattivante. Allora, direi di dare un'occhiata al menu. Vado ad accenderla. Per accenderla basta cliccare questo tasto per qualche secondo ed ecco che arriva il menu della Surfula SF530. Allora, in questa schermata abbiamo i minuti di registrazione, abbiamo lo stato della batteria e abbiamo questo piccolo simbolo dopo i minuti di registrazione, che è il simbolo che ci dice che è attivato la stabilizzazione elettronica. Sì, perché questa piccola Surfula, essendo un Action Cam, ha la stabilizzazione elettronica e in realtà c'è anche l'antidistorsione. Cos'è l'antidistorsione? L'antidistorsione serve per andare a rimuovere quello che è l'effetto occhio di pesce.
però o si usa uno o si usa l'altro, nel senso che se attiviamo la stabilizzazione elettronica non potremo attivare l'antidistorsione e viceversa, se attiviamo l'antidistorsione non potremo attivare la stabilizzazione elettronica. Quindi se l'action cam è ferma su un cavalletto o è comunque in una posizione stabile, attivate l'antidistorsione. Se invece siete in movimento, che dovete camminare, correre, andare in bicicletta, queste situazioni, ovviamente attivate la stabilizzazione elettronica. Poi qua sotto abbiamo l'impostazione che abbiamo in questo momento, cioè video in 4K a 30 fps, e poi l'ingranaggio che ci fa entrare nelle impostazioni, mentre il simbolo qua del play ci fa entrare nella micro SD per guardare quello che abbiamo appena registrato. E tornando a quello che sono le impostazioni video, in questa Surfula abbiamo come risoluzione massima 4K 30 fps, 2,7K sempre 30 fps, poi bisogna arrivare fino a 1080 per avere i 60 fps. Quindi non è sicuramente un action cam con caratteristiche estreme, però è un action cam che appunto serve per fare più dei vlog, secondo me, avendo il doppio display. Allora, se io vado a cliccare nell'ingranaggino, qua entriamo nelle impostazioni, vedete le risoluzioni video disponibili sono queste, a 1080 arriviamo anche a 120 fps, quindi faremo dei bellissimi slow motion, e poi ovviamente possiamo arrivare a risoluzioni bassissime. Poi torniamo indietro, qua vedete abbiamo anti-shake elettronico, quindi quello che vi dicevo, la stabilizzazione elettronica, e qua vedete che abbiamo correzione distorsione, che però è in grigetto, non posso attivarlo. Se però io vado a disattivare l'anti-shake, a questo punto posso andare a attivare invece la correzione distorsione. Quindi era quello che vi dicevo prima, che si può scegliere o uno o l'altro, insieme no, però in base alla situazione potremmo attivare una cosa o l'altra. Poi abbiamo tutte le varie impostazioni della videocamera come parametri, abbiamo il bilanciamento del bianco che può essere in automatico o in manuale, l'esposizione anche qua potremmo decidere noi come utilizzarla, anche la nitidezza potremmo decidere se aumentare o meno il valore. Poi abbiamo anche l'ISO che può essere regolato in manuale o in automatico, cioè qua abbiamo veramente tutte le impostazioni necessarie. Filigrana il tempo, che sarebbero le indicazioni di quando è stato registrato il video, quindi nella foto e nel video avremo le indicazioni dell'orario e del giorno che abbiamo fatto il video. Poi cliccando sempre sull'ingranaggio qua a sinistra abbiamo ovviamente altre impostazioni, rotazione dell'immagine, wifi, perché attivando wifi potremo connetterla allo smartphone utilizzando l'applicazione XDV Pro, è disponibile sia per iOS che per Android, potremo collegare la piccola Surfula allo smartphone e vedere i contenuti che abbiamo registrato e trasferirli direttamente nello smartphone, o avere un'anteprima live di quello che stiamo inquadrando nello smartphone, quindi lo smartphone diventerà il nostro display. E poi abbiamo la voce microfono esterno, perché questa piccola action cam ha la possibilità, utilizzando microfono esterno con presa micro USB, di essere appunto collegato a questa action cam, e dovremo ovviamente attivare questa funzione da qua. È formata per formattare la micro SD, che ovviamente non è in dotazione. Vi consiglio una micro SD di quelle veloci, perché comunque abbiamo dei video in 4K. Il menu e il touch funzionano benissimo, è una cosa davvero piacevole utilizzarli, quindi non diventate matti, non vi innervosite perché non funziona il touch o prende non prende, no, qua il touch funziona davvero bene. In questi 79 euro, secondo me anche questo è un discorso da tenere in considerazione, avere un touch che funziona davvero bene. Poi cliccando con il simbolo della frecciolina che gira qua in basso, torniamo alla schermata principale. Adesso volevo farvi vedere quello che è il lato interessante di questa Surfula, cioè il display anteriore. Per passare al display anteriore basta tenere premuto per qualche secondo il tastino laterale qua in basso, lo teniamo premuto per qualche secondo ed ecco qua, vedete che adesso non ho più l'immagine nel display posteriore, ma l'ho nel display anteriore. Quindi guardate che bello che è. E per spegnere quello anteriore e riattivare quello posteriore basterà tenere premuto sempre il tastino con la freccia verso il basso per qualche secondo, ed ecco che è andata via l'immagine nel display frontale ed è arrivata nel display posteriore. Ovviamente quello frontale non è touch, però abbiamo comunque, come avete visto, delle informazioni, abbiamo comunque il tempo di registrazione, la batteria e la risoluzione video che abbiamo impostato. Poi tornando al menu posteriore, volevo farvi vedere come cambiare le impostazioni dell'action cam, nel senso che se io vado a cliccare su video in 4K a 30 fps si apre la
schermata che ci permette di avere subito l'accesso alle impostazioni video e foto, o meglio, che cosa vogliamo fare noi a livello di video e foto. Quindi avremo video lento, che sarebbe lo slow motion, quindi se io clicco qua in automatico vedete che è lento, 1080 4x di ralenti, quindi qua avremo subito degli slow motion subito disponibili appunto a livello di impostazioni. Poi avremo registrazioni loop, poi avremo time lapse, ma non abbiamo l'hyperlapse, cioè quando noi siamo in movimento e il video è accelerato ma con il movimento dell'action cam, che è il movimento su una bicicletta o su di noi. Poi abbiamo foto, quindi lei è in grado di scattare foto a 24 megapixel, e secondo me sono di qualità davvero buona, poi le vedrete tra poco nel video di prova che ho fatto. Poi abbiamo ancora auto timer, poi abbiamo scoppiare, che vuol dire che spara a raffica le foto, quindi una serie di foto a raffica. Poi abbiamo ritorno e ritorniamo nella schermata principale. Allora ragazzi, adesso è arrivato il momento di lasciarvi a quello che sono stati i miei test e le mie prove, così potete avere un'idea di come si comporta lei nelle varie situazioni. L'ho provata appunto sulla bicicletta, perché sicuramente è un lato interessante, ovviamente non per sport estremo, bicicletta easy, cioè sia in strada che sterrato, ma come passeggiata della domenica per intenderci. Stessa cosa l'ho provata camminando, correndo, ma tutto in una situazione ovviamente familiare, perché lei è un action cam per uso familiare, non per un uso estremo, perché sennò bisogna passare ad action cam di livello superiore, sia come stabilizzazione che come qualità video. Però per i suoi 79 euro ad uso familiare potrebbe avere il suo perché. Per chi non vuole investire tanti soldi ma vuole comunque avere qualcosa di pratico e veloce da utilizzare senza diventare matto, e poi poter utilizzare anche nell'acqua con il suo case, sicuramente questa Surfula col doppio display sa il fatto suo da questo punto di vista. Comunque adesso direi di non perdere altro tempo, vi lascio le immagini che ho girato con lei, e poi alla fine delle immagini ci ritroviamo qua per tirare le conclusioni finali di questa piccola Surfula SF530. Andiamo! Adesso una prova audio, quello che sentite è il microfono della Surfula, quindi ditemi come lo sentite, come vi sembra questo microfono integrato. Come ho detto anche all'inizio del video, è possibile collegare un microfono esterno, un microfono con presa micro USB, mentre questo è quello integrato.
Ok ragazzi, allora avete visto il comportamento di questa piccola sorfula, tutto è stato girato utilizzando questo supporto che si aggancia sopra di lei e che rende la piccola sorfula praticamente compatibile con qualsiasi supporto GoPro. Io l'ho utilizzata così con questo supporto GoPro perché praticamente si aggancia in maniera perfetta, quindi avete davvero un'action cam super leggera. Avete visto che io l'ho utilizzata in situazioni normalissime di gita domenicali con la bicicletta, l'avete vista con la stabilizzazione che comunque avete visto che si fa sentire, cioè la stabilizzazione comunque non è una stabilizzazione delle ultime action cam, però diciamo che il suo dovere lo fa, perché avete visto senza stabilizzazione come sarebbero i video. Quindi sicuramente questa stabilizzazione non mi è dispiaciuta e fa vedere appunto che interviene in maniera importante nei video che andiamo a fare. Ho registrato i video, come avete visto, in 4K, in 2,7K, con stabilizzazione, senza stabilizzazione, foto che secondo me non sono per niente male, le foto mi sono piaciute davvero tanto, sia come definizione, come colori, davvero mi è piaciuta tanto a livello fotografico, perché poi avete visto come è veloce passare da foto e video con un click, cioè davvero per certi aspetti questa surfula è super super interessante, e questo doppio display la rende interessantissima. Quindi ragazzi, spero che questo mio video vi sia piaciuto, spero di avervi spiegato bene come si comporta questa piccola surfula nelle varie situazioni. Ripeto, non state acquistando un action cam incredibile, non state spendendo cifre incredibili, quindi non potete pretendere cose assurde, però per quello che è un utilizzo easy, ragazzi, è tanta roba secondo me, e a 79€ ovviamente ancora di più. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la prova e la recensione di questa piccola surfula SF 530 vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime di quello che arriva qua sul canale. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo della tecnologia. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità. Ciao e al prossimo video.